noi condividiamo molto la scelta di eliminare il bicameralismo paritario e che la Camera dei Deputati diventi la vera, decisiva arena dello scontro politico e delle scelte politiche, e che la Camera dei Deputati sia il ramo del Parlamento che ha il rapporto fiduciario con il governo, perché dà e può togliere la fiducia. Ma questo di per sé può portare all'aggravamento, non alla riduzione, di quello che secondo noi è stato la principale causa dei problemi dell'Italia, cioè la presa di grandi decisioni pubbliche sulla base di un orizzonte di breve periodo e con finalità elettorali. Allora ci siamo chiesti in che modo è possibile che l'insieme della riforma che vuole porre fine al bicameralismo paritario, che vuole modificare il titolo quinto e che vuole anche riformare il Senato, in che modo l'insieme di questa riforma possa mai contribuire ad attenuare questo inconveniente di una cattiva politica, oltre che politica molto costosa.